La tradizione storiografica sembra essere concorde nell'affermare che dopo la scomparsa del re i poteri passarono a due consoli, ovvero due pretori, secondo la dicitura riportata da Tito Livio, come incarnazione della massima magistratura associata alla nuova repubblica. Polibio, dal canto suo, avverte nel termine consoli una certa contraddittorietà. Considerando l'ampio campo di applicazione delle competenze consolari durante la metà del II secolo a.C., periodo in cui effettivamente scrisse Polibio, lo storico greco ravvisa nella neomagistratura in questione una componente di fatto monarchica all'interno di un ordinamento che si definisce repubblicano, da cui il carattere misto della Costituzione romana. L'innovazione giuridica della Repubblica romana durante la fase massima delle conquiste fu comunque la creazione delle promagistrature, appositamente pensate per dare ai magistrati la possibilità di disporre di un sufficiente numero di governatori all'indomani dell'era espansionistica. Il ragionamento è semplice e pragmatico. Anziché eleggere altri magistrati ogni anno, si eleggevano i promagistrati, propretori e proconsoli, tramite un'apposita sessione di consulto senatoriale, nota con il termine di senatus consultum. Un promagistrato aveva autorità identica al magistrato equivalente, disponeva dello stesso numero di lettori e deteneva un potere autocratico all'interno della sua provincia, in senso territoriale o non territoriale. Inoltre, i promagistrati di solito avevano già ricoperto la carica nella quale operavano, sebbene ciò non fosse obbligatorio. Consoli. Eletti dai comizi centuriati, inizialmente i consoli svolgevano tutte le funzioni: comando dell'esercito, mantenimento dell'ordine cittadino, giurisdizione civile e criminale, anche se in merito a quest'ultima spesso i consoli nominavano magistrati specifici, convocazione del Senato e delle assemblee popolari, cura del censimento e delle liste senatorie. Solo alcune delle funzioni religiose che prima spettavano al re non sarebbero state trasferite ai consoli, ma al Rex Sacrorum, a ricordo dell'istituto monarchico, figura quest'ultima che venne presto affiancata da altri collegi sacerdotali. Ma a differenza dei collegi, il cui operato aveva valenza politica, il Rex Sacrorum non deteneva poteri politici. Al contrario, i consoli rimasero sempre le figure competenti per ciò che riguardava il controllo sugli auspici, ovvero l'interpretazione della volontà divina in merito a questioni cruciali della vita pubblica. I poteri dei consoli non erano però illimitati. Già il fatto che fossero due significava collegialità, ossia l'agire in due, il reciproco accordo, caratteristica che limitava di conseguenza il potere del singolo e preveniva ogni possibilità di azione personale. A ciò si aggiunge il fatto che la carica consolare era annuale, aspetto che andava a costituire l'ennesimo limite posto al potere dei consoli. Non dimentichiamo poi la prova maestra del loro potere limitato, vale a dire la peculiarità dell'istituto romano noto come provocatio ad populum. Se un cittadino romano veniva condannato a morte dai consoli, ad esempio, poteva essere graziato dal popolo stesso, il cui giudizio prevaleva sul verdetto consolare. La tradizione fa risalire tale istituto alla legge Valeria, emanata proprio da Valerio Publicola, l'uomo che instaurò il regime repubblicano, ma è molto più probabile che si tratti della duplicazione di una legge posteriore. Dionigi di Alicarnasso, nello specifico, attribuisce questo provvedimento a Valerio Publicola, console durante il primo anno della Repubblica, ricordando il rinnovo nel 449 a.C. di un omonimo, Lucio Valerio Publicola, detto però Potito. Non si esclude tuttavia che la Lex Valeria sia una pura proiezione nel passato di un provvedimento posteriore, la Lex Valeria de Provocazione, presentata nel 300 a.C. dal console Valerio Corvo. Livio, con un certo imbarazzo, cerca anche di spiegare per quale motivo
la legge sia stata presentata 3 volte nell'arco di 2 secoli dai membri della stessa famiglia, aspetto che confermerebbe l'ipotesi che la Lex Valeria non appartenga affatto all'età neorepubblicana. Molti studiosi hanno comunque avanzato svariati dubbi sul consolato, per il fatto che almeno in una prima fase i poteri regi siano stati trasferiti ad un solo magistrato in affiancamento ad assistenti. Solo all'indomani del decemvirato o delle leggi licinesestie sarebbe stata creata una magistratura collegiale ripartita in 2 magistrati. L'argomentazione a sostegno di ciò sono i famosi chiodi da Livio menzionati e affissi nel tempio di Giove Capitolino, spazio sacro all'interno del quale venne nominato un praetor maximus. Se i consoli fossero stati 2, grammaticalmente avremmo avuto un maior al comparativo. Il superlativo implica infatti una molteplicità e non un paragone tra 2 termini. Ai grammatici, tuttavia, i giuristi contestano il fatto che praetor maximus è espressione tipica del lessico giuridico, che ignorava talvolta la grammatica convenzionale, e allora il praetor indicherebbe a questo punto uno dei 2 pretores dopo i consules, dato confermato nelle leggi delle 12 tavole. Ovviamente, le crescenti esigenze dello Stato implicarono la creazione di nuove magistrature, cosicché le competenze dei consoli fossero delegate di volta in volta ad altri magistrati, sempre annuali e sempre collegiali. Al periodo regio risalirebbero addirittura i questori, in numero di 2, trasformati successivamente in età repubblicana in assistenti dei consoli in merito alle attività finanziarie. In un primo tempo i questori venivano designati a discrezione dei consoli e successivamente la loro carica divenne elettiva. Tra i questori spiccano i questores parricidi, menzionati nelle 12 tavole, in funzione di magistrati incaricati di istruire processi per delitti di sangue a danno dei parenti, laddove il reato di alto tradimento era invece di competenza del collegio noto come Duoviri per Duellionis. Tacito, negli Annales, ci lascia una storia della questura, magistratura antichissima che con il conseguenziale estendersi del dominio romano portò anche a un'estensione del numero dei questori stessi. Tacito li ricollega, considerando la loro competenza in materia finanziaria, alla riscossione delle imposte nelle province, aspetto sottolineato e confermato altresì dal giurista Pomponio. Censori. Nel 443 a.C. vennero introdotti i censori, con il compito specifico di tenere il censimento. Successivamente, tra IV e III secolo a.C., venne loro affidata anche la redazione delle liste inerenti ai membri del Senato, e da questa competenza si passò poi alla ben nota supervisione della condotta morale dei cittadini romani. Di regola i censori rimanevano in carica 18 mesi e venivano eletti ogni 5 anni. Cicerone, nel De Legibus, elenca le ampie competenze dei censori alla fine dell'età repubblicana: censimenti, appalti pubblici, questioni morali relative alla vita cittadina e revisione delle liste senatorie. L'ordinamento prevedeva che i censori fossero eletti ogni 5 anni e la loro carica durasse 18 mesi, mentre Cicerone stranamente riporta che la carica effettiva si estendeva per 5 anni. Naturalmente tutti gli incarichi da Cicerone descritti sono di epoca posteriore, giacché quando vennero eletti i censori, la loro magistratura si interessava solo di censimento, alla quale poi si aggiunsero altre funzioni, come la supervisione della condotta morale, notizia attestata da Gellio nelle notti attiche, quasi a sottolineare un'ingerenza dei censori non solo nella condotta morale, ma anche e soprattutto nella sfera economica dei privati, dato che sembra essere confermato anche dalla tradizione. Maggiori notizie sul ruolo di questi magistrati negli appalti delle opere pubbliche e nella riscossione delle tasse è meglio documentato a partire dal II secolo a.C.
Più complesso è il caso del dittatore, una magistratura speciale che veniva nominata solo in una situazione di effettivo pericolo per la Repubblica. Il dictator veniva eletto da un console, un pretore o un interrex su istruzione del Senato e non aveva collega, ma era comunque affiancato da un magister equitum, cioè il comandante della cavalleria, personalmente scelto dal dittatore stesso. Originariamente il dittatore si chiamava Magister Populi, dato attestato durante le prime fasi della Repubblica, quando le truppe romane erano effettivamente comandate da un dittatore, tratto che convalida il perché, in epoca posteriore, tale magistrato veniva nominato per fronteggiare crisi militari. Pomponio analizza la peculiarità della figura del dittatore e la necessità di tale magistratura in periodi di guerra e pericoli frequenti, ma sottolinea anche il fatto che il dittatore comandava in senso assoluto. Dunque, ciò significa che se il dittatore condannava qualcuno a morte, la provocatio ad populum in questo caso non valeva, da cui la specialità della magistratura dittatoriale, che rendeva spesso e volentieri il dittatore strumento di controllo della plebe. Pomponio evidenzia altresì che dalla magistratura dittatoriale era appunto esclusa la collegialità, in quanto il dittatore non si affiancava ad un collega alla pari, ma ad un subordinato, il magister equitum, tanto che la durata della dittatura, essendo magistratura speciale, non poteva oltrepassare i 6 mesi di incarico. Nella Roma repubblicana, alle magistrature in ambito politico si affiancavano i sacerdozi in ambito religioso, ma non necessariamente esisteva una distinzione tra i due ambiti, poiché un romano poteva rivestire contemporaneamente una magistratura e un sacerdozio. L'unica eccezione era costituita dai flamini, che rappresentavano sulla terra il dio al quale erano associati e della loro funzione di personificazione divina ne parla anche Egellio nelle Notti Attiche. In particolare, ricordiamo la triade divina romana Giove, Marte e Quirino in età repubblicana, che prese il posto dei vecchi Giove, Terminus e Juventus di età monarchica. 12 flamini minori erano inoltre addetti al culto di altrettante divinità e alla loro figura si associava tutta una serie di tabù, anche piuttosto restrittivi, come rivestire magistrature politiche oppure allontanarsi da Roma. Il Collegio dei Pontefici, istituzione dal nome di incerta etimologia, ma di datazione molto lontana nel tempo, era guidato da un pontefice massimo, la più alta autorità religiosa dello Stato, avente competenze che si estendevano su tutte le aree escluse dalla giurisdizione specifica di altri colleghi. I pontefici, ad esempio, nominavano i flamini maggiori, interpretavano politicamente le norme giuridiche e avevano anche voce in capitolo in materia di calendario. Nella prima fase della Repubblica, fino all'età media, il pontefice veniva scelto tra i membri del collegio e la carica era a vita. Dionigi di Alicarnasso riporta che il collegio dei pontefici esercitava poteri di supervisione su magistrati e sacerdozi, aspetto che ci permette di cogliere una valenza politica, esattamente come il Collegio degli Auguri di cui parla Cicerone. Il Collegio degli Auguri, invece, aveva la funzione di assistere i magistrati nel loro compito di trarre gli auspici e di interpretare la volontà degli dèi affinché un atto fosse considerato valido. Ciò valeva per il volo degli uccelli, ma anche per altri fenomeni naturali come i tuoni o i fulmini. Il loro giudizio era estremamente vincolante. Basti pensare che un eventuale vizio di forma da parte degli auguri riscontrato in un rituale, oppure la risposta negativa di un augure riguardo un fenomeno naturale, bloccava automaticamente ogni procedimento da parte del Senato. Altro sacerdozio importante erano i duoviri Sacris Facundis, attestati da Dionigi di Alicarnasso, custodi tra l'altro dei cosiddetti libri sibillini,
un'antichissima raccolta di oracoli scritti in greco che nella tarda Repubblica erano in qualche modo associati alla Sibilla di Cuma. Nel caso di prodigi nefasti, segno che tra la città e gli dèi il rapporto si stava incrinando, veniva specificamente chiesto ai duoveri di consultare i libri per porre rimedio alla situazione. Non di rado, la soluzione consisteva nell'introdurre a Roma un culto straniero, che necessitava infatti la supervisione del collegio dei duoveri. Comunque, la denominazione del sacerdozio mutò con il crescere dei suoi componenti, da 10 nel 367 a.C. a 15 verso la fine dell'età repubblicana. Gli aruspici costituiscono un altro noto collegio sacerdotale romano. Pare che essi fossero in grado di leggere dalle viscere degli animali la volontà divina, pratica quella della ruspicina originatasi molto tempo prima in Etruria, che i romani avevano chiaramente ereditato. Un posto a parte occupano i feziali, che erano invece sacerdoti ai quali era affidato il compito di istruire gli eserciti in merito al cerimoniale previsto in caso di guerra affinché Roma si assicurasse la vittoria. L'espressione bellum iustum, che si ritrova in molti testi storici, tradotto con guerra dichiarata per un giusto motivo, in realtà significherebbe guerra dichiarata secondo le modalità corrette, ovviamente alludendo al rituale del cerimoniale. Livio ci parla nello specifico di tali feziali e potremmo quasi affermare che in materia ritualistica costoro fossero i sacerdoti incaricati di curare quelle che nel mondo moderno sono le relazioni internazionali, in particolare le dichiarazioni di guerra. Livio li cita non a caso nel mitico episodio della battaglia fra Orazi e Curiazi, riportando il nome del feziale incaricato, un tale Marco Valerio, che toccando il capo di Spurio Fusio con la verbena, lo nominò padre patrato, ovvero prescelto per compiere patrare il giuramento, ossia la lunga formula rituale atta a propiziarsi il buon esito della guerra. Oltre al Senato e alle magistrature, il terzo pilastro di età repubblicana è sicuramente costituito dalle assemblee popolari, alla cui partecipazione erano ammessi tutti i maschi liberi in possesso del diritto di cittadinanza e tutti i figli dei cittadini romani che godevano dei diritti politici. Sappiamo che Roma, rispetto alla Grecia, come ricorda Dionigi di Alicarnasso, era molto più aperta in quanto a concessione di cittadinanza e accoglienza degli stranieri. Il caso più clamoroso a proposito rimanda ad un tale Appio Claudio o Atto Clauso in Sabino, che nel 505 a.C. era giunto a Roma con 500 familiari e clienti, ricevendo una calorosa accoglienza tra le file del patriziato. Non dimentichiamoci che anche i liberti, cioè gli schiavi a cui veniva concessa la libertà già dai primi anni della Repubblica, godevano della pienezza dei diritti civici, quando ad Atene invece un ex schiavo era assimilato in quanto a condizioni agli stranieri residenti. In età repubblicana assistiamo poi a una progressiva perdita di potere da parte dei comizi curiati, le cui funzioni principali vennero delegate ad altre magistrature. Diciamo che le funzioni rimaste ai comizi curiati erano solo formali. Ad esempio, la nota lex curiata dell'imperio non venne più votata dalle 30 curie, ma bensì dai 30 littori che le rappresentavano. Il vecchio Consiglio Regio, in età repubblicana, divenne il Senato, composto da membri di origine patrizia, da cui il nome di patres, in accezione di senatori.
il principale strumento istituzionale posseduto dal Senato per influire sulla vita politica della Repubblica, era costituito appunto dall'autoritas patrum, l'autorità senatoriale, da cui il diritto di sanzione, che secondo Livio era già posseduto in età regia dal Consiglio degli Anziani e che in età repubblicana si applicò in particolare ad atti legislativi e ai risultati delle elezioni che uscivano dalle assemblee popolari a partire dalla metà del V secolo a.C. Dunque, al Senato spettavano poteri esecutivi e consultivi, e nel Senato si concentrò peraltro tutta l'esperienza politica della Repubblica come rappresentanza di quell'elite sociale ed economica dell'urbe costituita prima dal patriziato e successivamente dalla nobiltà patrizio-plebea. Polibio analizza il Senato romano in termini di competenze in materia finanziaria, giudiziaria e politica estera. Secondo lo storico greco, si tratta di una convergenza di poteri che fu graduale nel tempo, fino a raggiungere il massimo nel II secolo a.C. Dall'originario diritto di sanzione connaturato all'autoritas patrum, il potere di tale organo si espanse a dismisura sulla base del fatto che il Senato era un organo permanente e i suoi membri, ex magistrati esperti, ne facevano parte a vita. Il vantaggio sulle altre componenti della Costituzione romana era nettamente evidente. Dice Polibio che il Senato aveva perfino la prima parola su come trattare le ambascerie in visita nell'urbe e generalmente gli autorevoli pareri del Senato, anche se non vincolanti, venivano sempre ascoltati e applicati dagli altri magistrati. Dalla macchina amministrativa della politica romana, tuttavia, il popolo era escluso e per questo motivo Polibio definisce l'ordinamento romano repubblicano solo nella forma, ma di fatto maggiormente simile ad un'oligarchia in cui le decisioni spettavano ai pochi. Nella prima età repubblicana, la più importante assemblea era rappresentata dai comizi centuriati, fondati sulla ripartizione della cittadinanza in base al censo, così come l'innovazione serviana aveva stabilito, anche se l'articolazione interna dei comizi centuriati è di età posteriore. In base ai comizi centuriati, i cittadini venivano perciò suddivisi in centurie costituenti di per sé unità di voto. Ciò significa che a Roma non si votava per individuo, ma per centuria, e si deduce chiaramente che le centurie con più cittadini anziani e facoltosi erano avvantaggiate. La funzione più importante dei comizi centuriati era quella di eleggere consoli e magistrati superiori. Abbiamo inoltre testimonianza di una presunta attività legislativa del popolo riunito in centurie, anche se limitata al solo diritto internazionale, come le decisioni relative a dichiarare guerra o concludere un trattato. Ultimi per data di creazione sono i comizi tributi, ricordati nel 447 a.C., quando venne affidata loro l'elezione dei questori. Testimonianze più sicure rimandano tuttavia alla metà del IV secolo a.C. In questa assemblea il popolo votava per tribù territoriali. Al primo sguardo, il meccanismo di voto sembrerebbe più democratico rispetto ai comizi centuriati, dove i nobili avevano posizioni di netto vantaggio. Tuttavia, anche nei comizi tributi, una forma di disuguaglianza c'era. Servio Tullio fissò a 4 il numero di tribù cittadine, ma le rustiche erano accresciute nel frattempo, dalle 16 di età regia alle 31 del 241 a.C. In tal modo, chi aveva la possibilità di raggiungere la città, il che significava proprietari terrieri agiati, aveva anche modo di esercitare, nell'ambito dei comizi tributi, un peso maggiore rispetto al resto della popolazione urbana, la quale, impossibilitata nel raggiungere il centro cittadino, rimaneva di fatto esclusa dalla vita politica. I comizi tributi, come i centuriati,
avevano potere elettorale in relazione ai magistrati minori e legislativa in merito a quelle poche materie che fuoriuscivano dalla competenza dei comizi centuriati. I poteri di tali assemblee erano comunque limitati, volendo fare un bilancio. I comizi tributi non potevano infatti autoconvocarsi né assumere alcuna iniziativa autonoma. Basta pensare poi che qualora insorgesse anche l'ombra di un solo infausto presagio, i consoli avevano la facoltà piena di interrompere un'assemblea in seduta stante o vietare che avesse luogo. E comunque, indipendentemente dai cattivi presagi, ogni decisione dei comizi tributi, prima di divenire vincolante, doveva necessariamente ricevere l'autorevole approvazione del Senato.